San Leonardo di Noblac. Nato alla fine del V secolo da una famiglia nobile, decise di non dedicarsi alla vita militare, ma di seguire San Remigio di Reims. Nei pressi di Limoges assistette con la preghiera il parto della regina, che rischiava di morire col nascituro, salvandole la vita. Re Clodoveo, riconoscente, gli donò la foresta dove il miracolo era avvenuto per fondarvi un monastero. Ottenuto dal re il potere di liberare i detenuti, accorse in loro aiuto offrendo ospitalità e lavoro nel suo monastero. Morì nel 559 e le sue reliquie sono venerate nel santuario a lui dedicato nella foresta di Limoges. Patrono delle partorienti e dei detenuti, è invocato contro i briganti, la grandine e l'obesità.